Sia lodato Gesù Cristo. Quest'oggi il Vangelo, proseguendo, ci offre questo insegnamento di Gesù che è contro l'ipocrisia. E fin qui tutto bene, ecco, questi personaggi storici che però si ritrovano perlomeno come attitudine anche oggi, e scrivi farisei soprattutto, sono un po' il ritratto, l'icona dell'ipocrisia. E a noi sembra così ben marcata e così evidente che insomma facciamo fatica a identificarci con loro. E questo ci fa sentire un po' al sicuro, ma io non sono come gli ipocriti. Faccio le cose di buon cuore, quindi quando faccio l'elemosina, un'opera buona, o dico qualcosa di buono, non lo faccio per mettermi in evidenza e soprattutto non lo faccio per mascherare una falsità di intenzione. E fin qui tutto bene. Ma in realtà, se noi spostiamo un po' di più l'attenzione verso quello che sembrano gli elementi di contorno meno appariscenti, in realtà entriamo in un cuore più profondo di quello che intende dirci Gesù. Se i farisei sono un esempio abbastanza, anzi molto chiaro, di quello che è l'atteggiamento dell'ipocrisia, facciamo poca attenzione forse al fatto che Gesù ci chiede di fare le cose nel segreto e non semplicemente fatte in modo così, con buona intenzione. Cioè la modalità della segretezza appartiene al cuore stesso del bene che noi facciamo. Quando fate un'elemosina o pregate per qualcuno o fate una buona azione, fatelo nel segreto in modo che nessuno sappia. Questo vuol dire che l'elemento che deve essere tagliato fuori non è solamente l'apparenza, il giudizio benevolo degli altri perché vogliamo costruire una nostra immagine ipocrita per mascherare con un po' di bene il male del cuore. Ma il cuore, pur essendo di buona intenzione, pur essendo rivolto al bene e a Dio, deve essere purificato da qualcosa di cui noi facciamo fatica a rendersi conto e a staccarcene, ovvero quello che noi chiamiamo la gratificazione. Quando facciamo una buona azione, siamo gratificati dal fatto che chi riceve ci dice perlomeno un grazie. O perlomeno sappiamo che quello che noi facciamo ha un buon ritorno. Come dire, c'è un beneficio immediato. In questo modo noi in realtà creiamo una specie di cortocircuito, di una corrente che invece di andare dal polo del nostro cuore al polo di Dio, va dal polo del nostro cuore, fa il giro fuori di noi con le persone che noi stiamo beneficando e torna a noi, cioè non sale a Dio. Quante volte abbiamo sentito dire, o forse abbiamo anche detto, che quando faccio un'opera buona è più quello che ricevo di ritorno che non quello che faccio. Quante volte sentiamo dire che quando si assiste qualche persona, magari indigente, anziani, handicappati, si dice è più quello che mi danno che quello che io do. E proprio qui sta il cuore della faccenda, la motivazione per cui noi facciamo un'opera buona, quando è gratificazione personale, vuol dire che è inquinata dalla soddisfazione del sé, dell'io, il quale si pone al posto di Dio. Il modo che Gesù dice per ovviare, per saltare questa specie di cortocircuito, cioè far sì che il bene che parte dal nostro cuore sia solo per Dio e diretto a Dio, è la segretezza. Se noi tagliamo fuori tutte quelle che sono le gratificazioni, dirette o indirette, delle nostre buone azioni, ma attendiamo solo da Dio una ricompensa che non sarà qui sulla terra, ma sarà di là, noi entriamo nel campo della fede pura e dell'amore puro, perché l'amore puro fa tutto il bene attraverso Dio
anche per il prossimo. Cioè, l'oggetto dell'amore del prossimo in realtà è contenuto nell'amore di Dio. Poiché tutte le creature sono di Dio, quando noi tocchiamo le creature nel bene o nel male, tocchiamo qualcosa che è di Dio. E poiché ogni sorta di bene che è in noi, nel nostro cuore, non è nostro merito, ma il bene viene da Dio in modo diretto o indiretto, lo spirito di bene, il buon suggerimento, quella spinta alla carità, tutto viene da Dio. Se noi lo facciamo per Dio, tutto ritorna a Dio, noi siamo nella correttezza delle cose. Se invece prendiamo da Dio pensando di essere noi i buoni per fare un'azione buona verso qualcun altro che poi ci deve gratificare, vuol dire che noi commettiamo furto. Il furto dell'amore di Dio che risiede in noi, che anziché attribuirlo a Dio lo attribuiamo a noi stessi. E la gloria, anziché darla a Dio, la diamo a noi stessi quando riceviamo la gratificazione. L'antica formula, tutto per l'amor di Dio e per la maggior gloria di Dio, è esattissima. E è la sintesi di chi comprende che tutto il bene che è in noi viene da Dio perché è lo spirito del bene di Dio e dovrebbe farci riflettere sul fatto che noi siamo mossi da Dio e dobbiamo cooperare con Lui con quello che possiamo fare qui sulla terra. Ma è a Dio che tutto ritorna, come ritorna alla nostra vita. Le nostre azioni, le nostre intenzioni, il prodotto della nostra vita. Tutto noi riconsegniamo al Padre perché tutto è suo. E con questo non si annulla, ma poi si ricompensa in un modo diverso con una vita eterna che è già anticipata nel segno da quello che è la vita nella gloria di Gesù Cristo col suo corpo glorioso. Quando si fa il bene e noi prendiamo del nostro per dare a qualcun altro e questo ci gratifica o ci fa sentire bene la coscienza, in realtà è un amore imperfetto. Quello perfetto, noi dobbiamo essere perfetti come è perfetto il Padre nostro che è nei cieli, toglie del nostro per privarcene. Togliamo qualcosa a noi per darne a qualcun altro, rimanendo noi nell'indigenza o nella povertà. Perché dare del superfluo è un po' come nell'episodio in cui Gesù osserva la povera vedova che dà gli spiccioli da tutto quello che ha, i ricchi che invece danno del loro superfluo pur dando materialmente di più. Ma non c'è la totalità del cuore, non c'è la totalità dell'affidamento a Dio, non c'è la totalità della carità. Questo vuoto fortissimo del sé, chi viene riempito, sostituito con Dio e dar gloria a Dio. E tutto quello che noi siamo, come San Paolo dice, è quello che viene da Dio, perché non siamo più noi che viviamo, ma Cristo vive in noi. E dice, sono quello che sono perché Dio mi ha fatto così. Grazie a Lui mi ha reso così. Non è merito mio. Il mio merito è utilizzare il dono che Dio mi ha dato, perché il suo bene, la sua carità si espanda. E dopo che io l'ho fatto nel segreto, ho agito come il Padre, che mai si vede, ma sempre nutre, sostiene tutte le creature che Lui ha creato e provvede a loro. L'intelligenza spirituale, lo spirito di verità nostro, è quello di riconoscere questo nascondimento di Dio che tutto opera ovunque, senza rivelarsi. E noi gli diamo gloria dicendo: è Lui l'artefice, il creatore di tutto, è Lui la fonte della vita, è Lui il perché noi stiamo esistendo e operando nel bene. E dire il Padre vostro vi ricompenserà vuol dire che la paternità del bene che noi facciamo sulla terra è di Dio, è Lui la fonte dell'esistenza del bene che noi facciamo. Questo è il volto del Padre che noi testimoniamo. Perché diciamo che l'origine del nostro bene è Lui. Sono figlio di Dio perché io agisco non solo in suo nome, ma con la sua stessa vita, la sua stessa forza, la sua stessa carità, il suo stesso amore che fluisce in me e che io devo dire è tutto suo. E questa non deve essere ipocrisia, ma è verità. Dio vi benedica.